Non sarò mai famosa. Perché? Allora, oggi voglio fare un video un po' esorcizzante. Ovvero, il mio canale YouTube non sta andando esattamente come prevedevo. E a distanza di qualche tempo ho capito che probabilmente non sarò mai famosa. E sapete cosa? Va bene così. Ok, ma perché non sarò mai famosa? Beh, i motivi sono tanti. Il motivo principale è che io non sono una persona molto social e quindi probabilmente avrò sempre non troppi followers. Non sono social, non ho WhatsApp, ho malapena Facebook. Ho quindi Messenger, tutti gli altri social network non ce li ho. Non ho Instagram, non ho TikTok, non ho, non lo so, tutti gli altri social di cui sinceramente non so nemmeno il nome. Ecco, quindi penso che uno dei motivi principali sia esattamente questo. Non amo molti social, non li ho mai amati e anche sì, se ho aperto il canale YouTube, in realtà non ho la smania, per questo di voler cambiare me stessa. Cioè, non è perché, ah sì, ho aperto il canale YouTube, allora devo per forza utilizzare i social. No, utilizzo quelli che utilizzavo prima. Cioè, se me la sento, se voglio, li utilizzo, imparerò nuovi social se vorrò, però non lo voglio fare apposta per acquistare dei followers. Quindi non sarò mai famosa perché non sono social. Poi non sarò mai famosa perché dal momento che non sono social non seguo nemmeno i trend del momento. So che molti influencer, youtuber fanno poi dei video trend, quindi seguono il trend del momento, magari c'è un video che sta spopolando e loro lo copiano. Ne fanno la loro versione, insomma, seguono appunto il trend del momento. Io forse sono l'ultima a sapere qual è il trend del momento della serie. So oggi il trend di non so, 2 anni fa, quindi a parte un paio di video che ho fatto, non so, di unboxing o what's in my bag, raramente farò video trend. Se non sono social, se non sono famosa e se non avrò tanti followers, un motivo è anche questo. Un altro motivo per cui non sarò mai famosa è che non sono brava a pubblicizzarmi. Non sono brava a vendere, non sono brava a fare marketing, non sono brava a vendermi, non sono brava a vendere i miei video, a pubblicizzarmi, a metterli in mostra, nei luoghi giusti, insomma. Non so fare marketing, non so vendere, quindi non so vedere nemmeno me stessa, se ho pochi follower. Un motivo anche di questo. Poi, altri motivi, non sarò mai famosa perché sostanzialmente non copio nessuno, cioè cerco di essere sempre me stessa. Quindi sono una persona vera, non amo le finzioni e cerco di non copiare nessuno se possibile. Purtroppo molti influencer, molti youtuber, insomma, quelli che utilizzano i social network e spopolano da un momento, cioè il giorno prima erano sconosciuti. Dopo 3 giorni hanno 1 milione di visualizzazioni sul loro profilo o sul loro canale, o insomma, ecco. E a volte succede perché queste persone magari fanno degli scandali, no? Cioè fanno un video un po' fuori dei canoni, un po' scandaloso, magari qui parlano o della loro vita privata o
fanno vedere qualcosa di molto forte e a un certo punto questo video diventa virale. Poi magari che sia vero, che non sia vero, non si sa. A volte succede che molti di questi, per avere dei followers, si inventano addirittura degli scandali, si inventano delle cose per attirare l'attenzione, per suscitare anche le emozioni di chi li segue, no? Per far sì che si, i loro followers si immedesimino della loro situazione e quindi questo crea empatia, è un'empatia, l'empatia va bene se poi quello che state vedendo è vero, ok? Può succedere purtroppo adesso, visto che un po' questo mondo ormai è saturo, il mondo digitale è saturo, può succedere che molte persone, pur di rendersi più visibili di altri, magari creino degli scandali, creino delle cose nella loro vita solo per attirare l'attenzione, che sono finte, delle cose finte, solo per attirare l'attenzione su di sé. Io questo non lo faccio, non amo nemmeno parlare tantissimo della mia vita privata. Se ho qualcosa di brutto da raccontare, non lo racconto ai social, lo racconto agli amici fidati, ok? Quindi io non parlerò mai di scandali, non farò mai scandali nei miei video, quindi uno dei motivi per cui non sarò mai famosa è anche questo. Poi l'ultimo motivo per cui non sarò mai famosa è che non sono mai stata popolare. Anzi, sono sempre stata la sfigata, la bullizzata alle scuole, la sfigata in famiglia, la pecora nera. Non sono mai stata popolare, non sarò mai popolare, non mi interessa essere popolare e non mi interessa essere famosa. Mi interessa che mi seguino magari le persone che mi conoscono anche nella vita reale, che quindi possono apprezzare i miei video così come mi apprezzano nella mia vita privata, e mi basta che siano pochi ma buoni, diciamo. E ecco, quindi non sarò mai famosa, non diventerò mai una youtuber con milioni di followers, e sapete cosa? Non me ne frega niente, va bene così, va più che bene così. Meglio pochi ma buoni. Voi cosa ne pensate?